Matteo Piano, domani questo palazzo sarà pieno, ci sarà Modena-Treia, ci si gioca il secondo posto, un'attesa positiva, però resta sempre un'attesa. È un'attesa perché comunque anche l'ultima partita del campionato, quindi siamo arrivati alla fine del campionato, che è stato un percorso, quindi domenica, che è un giorno anche di festa, speriamo di poterlo finire al meglio col palazzetto pieno. Sappiamo che sono già tantissimi biglietti venduti, ci sarà la sfida Ricardinho contro Bruno, ci sarà la sfida al centro tra te e Podraschen, insomma tanti tanti duelli per un match che comunque sarà di alto livello. Sì, una partita di sfide, insomma, mi stai dicendo. No, a parte gli scherzi, sì, sarà un match di alto livello, perché loro sono un'ottima squadra e che ha tenuto duro come noi tutto il campionato, e quindi arriva, diciamo, un po' alla fine una partita molto importante. Ultima domanda, dicevamo domani sarà pieno, quanto conta avere un Palapanini con 5.000 persone a spingere? Conta tanto, perché sicuramente venire a giocare qua è un onore per le altre squadre, secondo me, come lo è stato anche per me l'anno scorso, ma è anche un posto dove è bello vincere, quindi è tanto difficile, magari per il fatto che sarà un palazzetto molto caloroso, quanto è anche molto, molto bello per gli avversari. Per noi sarà qualcosa di magnifico avere 5.000 persone qua al Palapanini, perché è il nostro palazzetto e è tutto l'anno che ci hanno supportato nella gara infrasettimanale che c'è stata, il sabato, la domenica, quindi è Pasqua e secondo me ci sarà un bel clima per noi.